Chico Forti è arrivato nel carcere di Verona, dopo la notte trascorsa nella casa circondariale di Re Bibbia a Roma. Il 65enne trentino, rientrato in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, ha viaggiato a bordo di un'auto della polizia penitenziaria. All'arrivo ha subito chiesto di poter vedere l'anziana madre. «Non vedo l'ora di riabbracciare mia madre». Queste le prime parole di Chico Forti, appena atterrato, per la madre che ha 96 anni. I due non si vedono dal lontano 2008. Il permesso, che dovrebbe essere di poche ore, andrà comunque vagliato e accordato dal tribunale di sorveglianza. Forti è stato rilasciato dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti. L'italiano è stato condannato all'ergastolo in Florida per omicidio. L'aereo con a bordo Chico Forti è arrivato all'aeroporto militare di Pratica di Mare. Ad attenderlo c'era anche la premier Giorgia Meloni. «Ho sognato ogni giorno questo momento». E ha ribadito la sua innocenza. «Dovevo dichiararmi colpevole per avere l'estradizione, è l'unico motivo per cui l'ho fatto». Forti è apparso visibilmente commosso anche durante l'incontro con Giorgia Meloni. Il detenuto sconterà dunque a Verona la pena residua. Il 65enne Forti è arrivato nel primo pomeriggio nel carcere di Montorio a Verona. E nella casa circondariale di Verona ci sono circa 600 detenuti, tra loro anche Filippo Turetta, il giovane accusato dell'omicidio dell'ex Giulia Cecchettin. Iscriviti e attiva la campanella.